tosta, combattuta fino oltre il fischio finale. Sì, diciamo che anche il campo degli interventi, magari col campo così bagnato, sembravano eccessivi, ma non lo erano. Sono contento perché comunque noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo tenuto sempre il campo, le distanze, dopo comunque la partita fatta col Cagliari agli ultimi quarto d'ora un po' siamo calati e in quel frangente ho cercato di fare dei cambi, no? Però tutto sommato sono contento perché c'è stata la prestazione e quindi siamo stati anche sfortunati, non sul palo, però andiamo avanti e con questa padronanza, no? Perché i ragazzi anche oggi hanno tenuto il campo e hanno fatto la partita. Poi logico c'è anche l'avversario e quindi le squadre che volevano vincere tutte e due. Sì, volevano vincere anche la Sammarinese, volevano vincere, quindi episodi da una parte, il palo, il rigore mancato da questa parte, quindi però è stata una partita giocata a viso aperto, combattuta e andiamo avanti. Il palo va troppo lontano, dice la verità. La classifica, dice, è così fuori la classifica dice che il Padova in questo momento merita il primo posto, perché poi nel calcio non si bleffa, una squadra costruita per vincere il campionato, una squadra esperta, 4-5 giocatori hanno giocato in Serie A e quindi delle volte riescono anche a portare a casa con grande esperienza le partite.